Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata della trilogia sulla storia di Pechino. Una puntata che nella versione italiana si intitola Sulle orme di Marco Polo, ma che nell'originale aveva un titolo più rivelatore della mentalità cinese: I barbari alle porte. Nella storia di Pechino e di tutta la Cina c'è questa ossessione ricorrente di difendere i cinesi e il loro regno, che è il centro del mondo, dai barbari. E i barbari sono allo stesso modo i mongoli che arrivano dal nord e i viaggiatori, i mercanti, i missionari europei. Il compito degli imperatori è di difendere la Cina dai barbari. E per difenderla dai mongoli costruiscono muraglie. E per difenderla dagli europei emanano editti severissimi che proibiscono ai loro sudditi di accogliere gli stranieri con barba e grandi occhi, che poi saremmo noi, anche detti dai cinesi i diavoli stranieri oppure i barbari pelosi. Solo che i barbari pelosi arrivano da tutte le parti e non si riesce a fermarli. E quindi vediamo arrivare trionfalmente Marco Polo, vestito con un costume stranissimo. Io sono andato a vedere su internet, l'hanno copiato da un mosaico che c'è a Genova, che raffigura appunto Marco Polo, solo che è un mosaico dell'Ottocento e è vestito con un abito che nessuno alla sua epoca si sarebbe mai sognato. Poi arriva Matteo Ricci, il grande gesuita, che capì che per far piacere ai cinesi il cristianesimo bisognava farlo assomigliare alle cose a cui loro erano abituati, come la dottrina di Confucio. E poi ci sono anche cose che sono un po' imbarazzanti da raccontare oggi, anzi quasi incredibili, come le guerre dell'oppio nell'Ottocento. Quando l'imperatore della Cina si rese conto che nel paese si stava diffondendo il consumo di droga, e penso bene di proibire l'importazione di oppio in Cina, salvo che l'oppio lo importavano i mercanti inglesi. E la civile Inghilterra della regina Vittoria provvide immediatamente a invadere la Cina, conquistare Pechino, già che c'erano, incendiarono fino alle fondamenta il palazzo d'estate con tutti i suoi tesori, e il governo cinese sconfitto fu costretto a legalizzare il commercio della droga. Si chiamava Lord Elgin. Era il figlio di quel Lord Elgin che portò via i marmi del Partenone da Atene. Una bella famigliola su cui un giorno bisognerebbe scrivere un grande libro di storia. Buona visione.